trovati a Zoom In. Oggi parleremo di formazione e lo faremo con il nostro ospite Alessio San Giuliano, che è qui con noi e ringrazio innanzitutto per aver accettato il nostro invito. Buonasera, grazie. Alessio San Giuliano si occupa di è psicologo e orientatore di Event Italia. Event Italia, ricordiamo, ente di formazione, oggi con noi per parlare del corso di operatore elettrico. Esattamente. Sono qui appunto per promuovere questo nuovo corso, un corso di formazione rivolto a ragazzi che hanno subito l'abbandono scolastico, o meglio che hanno lasciato la scuola, la formazione tradizionale e vogliono intraprendere questa nuova carriera, nuova esperienza formativa che può essere quella dell'operatore elettrico. Che cos'è l'operatore elettrico? Praticamente la qualifica per diventare un buon elettricista. Quindi questo corso, un corso triennale che inizierà il 17 di questo mese, il 17 marzo, e prevede appunto un percorso che avrà una durata complessiva di 990 ore e all'interno di queste 990 ore saranno anche presenti degli stage in aziende nelle quali i ragazzi potranno tranquillamente affrontare un'esperienza professionale nel campo di quello che è la loro materia, cioè l'operatore elettrico. Corso grazie al contributo, mi accennavi, di Garanzia Giovani. Esattamente, questo corso è un corso, come dicevo, gratuito, perché fa parte delle misure di Garanzia Giovani, la misura 2B nello specifico, che sarebbe una delle misure, anzi l'unica misura, rivolta ai ragazzi minorenni, cioè di età inferiore ai 18 anni. Garanzia Giovani promuove questo corso e cerca di dare una nuova opportunità a dei ragazzi, proprio un'opportunità professionale, quindi è un corso professionalizzante che rilascia una qualifica professionale, tant'è vero che per iscriversi a questo corso bisogna essere iscritti a Garanzia Giovani, l'iscrizione che può avvenire all'interno del portale Click Lavoro del Centro per l'Impiego e solamente successivamente all'iscrizione a Garanzia Giovani, che è una procedura abbastanza semplice e che senza problemi può essere svolta anche presso la nostra sede di Event Italia, insomma in qualche modo aiutiamo i ragazzi a svolgere questa iscrizione, quindi non si devono spaventare da questo nome di Garanzia Giovani che a volte suscita un po' di perplessità. In ogni caso presso la nostra sede possono rivolgersi per eventualmente iscriversi innanzitutto a Garanzia Giovani e poi successivamente al corso per operatore elettrico. Mi accennavi prima a degli stage in aziende, queste aziende già hanno dato la loro adesione? Certo, noi abbiamo dei partner, però proprio il corso prevede il secondo anno 120 ore di stage e il terzo anno 220 ore, mentre il primo, il secondo e il terzo comunque verranno fatte delle visite all'interno delle aziende che operano nel settore, mentre gli altri due, sia il secondo che il terzo anno, proprio ci saranno dei periodi di stage proprio in cui i ragazzi potranno provare anche grazie a un tutor, all'assistenza di un tutor, il lavoro che verrà svolto. È un corso, ci tengo anche a dire che è un corso di formazione, però allo stesso tempo è un obbligo scolastico, quindi i ragazzi studieranno sicuramente le materie tecniche, cioè materie elettriche, quindi avranno il loro pannello. Io poi non sono esperto della materia, sì, però in qualche modo conosco l'aula, perché noi abbiamo già un altro corso attivo proprio della stessa qualifica, e poi soprattutto faranno materie tradizionali, canoniche, quindi non so, l'inglese, l'italiano, la matematica, perché è rivolto a ragazzi che hanno abbandonato il percorso scolastico tradizionale, e quindi queste ore, questo corso dà l'opportunità al termine dei 3 anni eventualmente di
continuare il percorso scolastico tradizionale, nel senso poter rientrare all'interno della scuola superiore, e noi abbiamo nello specifico una convenzione col DIPOPPA, l'Istituto Professionale DIPOPPA, però in ogni caso possono rientrare in qualsiasi percorso scolastico tradizionale e verranno riconosciuti i loro crediti formativi. Se superano, quindi se prendono l'abilitazione e quindi vengono, acquisiscono la qualifica di operatore elettrico, senza problemi. Eventualmente, se per caso non dovessero riuscire, comunque il numero di crediti maturati verrà riconosciuto. Quindi insomma è un'opportunità interessante per tanti ragazzi che oggi come oggi, spinti dalla crisi del lavoro, non so che cosa fare, si lasciano andare e a volte si possono ritrovare poi ad un'età molto matura a non avere, come si suol dire, né arte né parte. Invece in un percorso come questo si può ritrovare quel brio e quella voglia di mettersi in gioco che può alla lunga dare delle belle soddisfazioni. Volevo anche aggiungere, perché uno psicologo che si occupa di formazione. Ecco, infatti ti avrei chiesto, ecco, psicologo orientatore, qual è il tuo ruolo? Perché come tutti i corsi di obbligo scolastico, ma questo nello specifico, prevede, oltre alle lezioni frontali, come dicevamo, italiano, matematica, sì, e materie tecniche, ma anche delle ore di orientamento lavorativo, orientamento al progetto, nonché di counseling e di facilitazione. Di che cosa si tratta? L'orientamento lavorativo è quella materia nella quale il ragazzo viene un pochino messo dinanzi alla prospettiva del lavoro, quindi magari banalmente come fare un curriculum fino ad arrivare a quali sono le possibilità, come porsi all'interno del mercato del lavoro, perché il mercato del lavoro è una sorta di luogo il più delle volte sconosciuto a dei ragazzi di 18 anni o ancora più piccoli. Quindi come ci si pone, come ci si muove all'interno di questo nuovo ambito? Ecco, durante queste ore di orientamento si potranno affrontare tematiche di questo tipo, e in più con il counseling e la facilitazione ci saranno degli incontri anche individuali. Io avrò ho delle ore a disposizione con i ragazzi, nei quali si affrontano magari anche le varie dinamiche, le dinamiche che portano, non so, alla perdita della motivazione, allo sconforto, anche alla voglia di confrontarsi con una persona esperta per quello che riguarda un possibile futuro dopo il corso di formazione o anche nel mentre di questo periodo di lavoro. Quindi il primo passo è l'iscrizione a Garanzia Giovani, come abbiamo detto, lo si può fare sul portale, esatto, di Garanzia Giovani. Si può fare sul portale, però ribadisco di non spaventarsi, perché so per esperienza personale che molte persone sono un pochino intimorite da questo procedimento, e mentre invece se si dovessero avere problemi, ci si può tranquillamente rivolgere al nostro ente di formazione che si trova a Teramo. Dopo magari daremo anche delle indicazioni dove, sì, possiamo dare, ecco, ok, eccolo qua, lo vediamo in via grafica. Luigi Brigiotti 12, okay, presso la nostra sede, ci si può rivolgere da noi e noi li aiutiamo, i ragazzi, aiutiamo i genitori e i ragazzi a fare la loro iscrizione presso il percorso di Garanzia Giovani, e contestualmente ovviamente facciamo l'iscrizione al corso. Vorrei dire anche questo, che è importante accelerare i tempi, perché innanzitutto si premierà il primo arrivato, cioè la classifica, la graduatoria di inserimento delle domande, quindi chi prima arriva prima riesce a essere inserito all'interno del percorso formativo. Abbiamo 15 posti. È un numero chiuso, ok, 15 posti. Abbiamo 15 posti e quindi
Se si arriva a sedicesimi, purtroppo in ordine di iscrizione a Garanzia Giovani. L'ordine è quello di iscrizione a Garanzia Giovani. Quindi, okay, quindi abbiamo detto primo passo, iscriversi a Garanzia Giovani. Poi magari si chiede informazioni direttamente a Garanzia. È un'ottima occasione in termini professionali e formativi, perché oltre a essere gratuito il corso, è anche, prevede anche un rimborso di spese di viaggio per chi è residente fuori dal comune di Teramo, quindi si prevede un rimborso per l'autobus, sì. E in più per quelli che sono i rientri pomeridiani si prevede il pasto, quindi verranno anche forniti di dei buoni pasti, non diciamo. Di buoni pasti, proprio di, noi forniamo rimborso spese proprio per il pasto, che per la pausa pranzo, quindi per loro, per i ragazzi, grazie, a totale costo zero, ed è un'occasione professionale concreta, perché al termine di questo corso uno ha in mano una qualifica da spendere immediatamente nel contesto lavorativo di tutti i giorni, diventi proprio un elettricista, quindi ha in mano una professione. Oggi più che mai è importante, quindi da psicologo orientatore stai anche dando un consiglio, insomma, diretto appunto ai giovani, perché ricordiamo la fascia di età dai 15... dai 15 ai 18 anni non compiuti, e che hanno abbandonato, o che comunque prevedono di abbandonare, il percorso di scuola tradizionale, perché fa parte, ripeto, di una misura di Garanzia Giovani rivolta esclusivamente ai minorenni. Quindi 18 anni già compiuti, purtroppo non possiamo accogliere le domande. Questo. Bene. Quindi ritengo che sia una opportunità, così come dice il titolo del nostro spazio oggi, dedicato appunto alla formazione da Eventi Italia, quindi una nuova opportunità formativa. E io, se c'è qualche altra cosa... Io vorrei dire un'ultima cosa importantissima, sì. Che le domande non le avevo detto fino adesso, per lasciarlo come effetto, sì. Recency, quindi sì. Finale. Le domande scadono il 15 marzo, sì. Quindi chiunque fosse interessato, mi raccomando, può visitare innanzitutto il nostro sito www.eventitalia.net, che abbiamo visto prima, è passato in grafica. Okay. E altrimenti chiamarci direttamente ai nostri recapiti, ci saranno le mie colleghe che, perfetto, una opportunità insomma formativa e poi sicuramente di lavoro oggi più che mai, vista la crisi, rivolta ai giovani, chi vuole insomma un attimo prendere appunto questa opportunità, perché abbiamo detto che è gratuito, abbiamo detto che c'è anche rimborso spese, quindi penso che sia un'occasione veramente. Poi Eventi Italia è sempre in promozione, ecco, della formazione. Certo, quindi... noi lavoriamo con la formazione, quindi iniziare a inserirsi in un mercato che è quello anche della formazione può aprire nuovi orizzonti anche per un futuro professionale di diversa tipologia. Benissimo, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi, Alessio San Giuliano, ti ringrazio e buon lavoro da psicologo orientatore di questo corso. Grazie a voi tutti per l'attenzione e buon proseguimento.